Ciao ragazzi, oggi studiamo un modo per uscire dalla guardia della riva utilizzando la pressione del ginocchio. Quando mi avvicino per afferrargli il bavero, il mio opponente mi aggancia con la guardia della riva. Da questa posizione, con la presa al bavero, è molto facile per lui sbilanciarmi in avanti. Quindi io per evitare di essere sbilanciato mi piego sulle ginocchia, porto il bacino in avanti e afferrando la manica e il polso strappo la presa. Adesso, tenendo salda la presa della manica, afferro la caviglia, mi porto indietro con la gamba e spingo in questo modo verso il basso la sua gamba. Poi ritorno. Cosa importante, non ritorno con il piede vicino alla sua anca, altrimenti questa gamba è ancora molto forte e lui riesce a muoverla con molta facilità. Quindi torno chiudendo il ginocchio proprio all'interno della sua gamba, spingendo verso il basso. In questa maniera lui fa molta fatica a muovere la gamba. Ora con la mano libera mi afferro al colletto, tenendomi ben saldo. Chiaro che ho ancora legato la caviglia, l'altra caviglia, con la presa della sua mano. Allora mi spingo in avanti, cercando di richiamare un po' col piede, in modo da creare pressione anche alla sua caviglia che ha ancora agganciata sotto al mio ginocchio. Poi, da come sono, scambio la presa, da come sono così, lascio la presa della manica e afferro il bavero. In questo modo tengo sotto controllo questa gamba. Sempre è molto importante che questa gamba sia sotto controllo, che lui non riesca a lavorare con forza. Ecco che con l'avambraccio la tengo bene chiusa. Ora, da come sono, torno indietro con il ginocchio, cioè lo richiamo, anche se lui ha la presa del pantalone, scendendo, facendo pressione sulla sua caviglia con la tibia, lui è costretto a lasciarla. Giro e concludo il controllo laterale. Quando il mio opponente mi aggancia con la guardia della riva, stabilizzo l'equilibrio piegando le ginocchia e con un movimento di retroversione del bacino. Afferrando la manica, strappo la presa dal bavero. In questo modo ottengo un controllo molto forte del suo braccio. Schiaccio verso il basso la caviglia e con la pressione del ginocchio e del braccio contengo i movimenti della sua gamba. Arretro con il piede e spingo il ginocchio in basso, così da portare pressione sulla sua caviglia. A questo punto cambio il controllo della gamba utilizzando l'altro braccio. Tirando indietro il ginocchio, schiaccio la sua caviglia verso il basso. In questo modo riesco a staccarmi dalla presa al pantalone e arrivare al controllo laterale. Bene ragazzi, questa era la tecnica, come sempre spero che vi sia piaciuta, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!